Una manifestazione a Torino per diffondere il sentimento della tolleranza di fronte a episodi recenti che si portano dietro anche l'ombra del razzismo, come l'assalto al campo Rom. C'è stata anche una raccolta di firme per la cittadinanza agli immigrati. A Settimo Torinese una festa con i Rom. Hanno lasciato il segno gli episodi di violenza della scorsa settimana a Firenze, dove hanno perso la vita due uomini senegalesi, e a Torino con l'incendio del campo Rom. Così questo fine settimana nel torinese è stato all'insegna delle manifestazioni contro ogni forma di intolleranza e di razzismo. Iniziato a Settimo Torinese con una festa di Natale organizzata nella comunità Il Dado, dove vivono 6 famiglie Rom che partecipano a un tentativo di integrazione scolastica, culturale e lavorativa. A Torino, in piazza Carignano, la raccolta firme da parte del gruppo L'Italia Siamo Noi, sostenuto da 19 associazioni, sul progetto di legge promosso da giovani immigrati di seconda generazione, che chiede il riconoscimento della cittadinanza ai bambini nati in Italia e il diritto di voto alle elezioni amministrative per chi vive e lavora in Italia. Due leggi di iniziativa popolare scritte dall'ASGI, dall'Associazione di Giuristi Italiani, e quindi comunque c'è anche da dire che c'è già una legge depositata in Parlamento, la Sarubi Granata. Granata è un deputato del PDL, Sarubi un deputato del PD, che comunque in Parlamento attendiamo che possa essere discussa. E di diritti, di partecipare ai concorsi pubblici, di diventare cittadini italiani, di pari dignità rispetto a tutti gli altri lavoratori, si è parlato anche nella manifestazione di Piazza Castello organizzata dalla Federazione Nazionale Rom Sinti, insieme ad associazioni senegalesi, ivoriane e altri gruppi auto-organizzati di migranti e profughi, che si è anche conclusa con un corteo. No alla violenza, viva l'integrazione, no al razzismo.